Recupero, riscoperta e sostenibilità. Queste le parole d'ordine del progetto del Comune di Chieti presentato questa mattina per la riqualificazione del centro storico. I lavori dovrebbero interessare solo fabbricati già esistenti senza consumare suolo. Con questo progetto noi abbiamo deciso di eh, riqualificare alcuni immobili non di, di, di nostra proprietà ma con, tramite un partenariato con la ASP abbiamo individuato due immobili eh, all'interno del centro storico, ossia il Santissima Dolorata e il San Raffaele per eh, riqualificarlo con varie azioni. azioni che All'interno Di questo, questi due mobili saranno svolte con il eh, co-working, con gli spazi aggregativi culturali e con degli spazi per rialloggi temporanei, non solo per la popolazione ma anche per i, i, gli universitari post-dottorato. All'interno sempre di questo progetto, sempre su una fase progettuale, abbiamo deciso di investire sul parcheggio di Piazza Garibaldi, di riqualificarlo con eh, due piani di parcheggio sotterraneo, quindi un parcheggio ipogeo e con la riqualificazione della piazza con un intero spazio spazio verde dove la città può naturalmente beneficiare. Il progetto, dal valore di 15 milioni di euro, partecipa a un bando del Ministero delle Infrastrutture che ora ha 60 giorni di tempo per decidere se approvarlo o meno. In caso di fumata bianca saranno sbloccati i fondi europei. Adesso c'è la fase dove il Ministero ci dovrà dire se viene ammesso questo progetto, aspetteremo 60 giorni all'esito di questa fase e siamo pronti per la progettazione.